In un clima istituzionale di conflitto acceso, in cui i nostri soggetti istituzionali trattano le istituzioni come se fossero il salotto di casa, per cui succede che la prefettura chiami i revisori dei conti per far pressione sull'emissione del parere, allora è passata un'operazione, l'operazione Geofor, che è un'operazione molto delicata che blinda la strategia dei rifiuti per i prossimi 20 anni. Noi contestiamo l'acquisizione di questo modello a Pisa e a tutto lato Costa perché siamo contrari a questo modo di gestire, questa prospettiva di gestire i rifiuti che va verso l'incenerimento progressivo. E vorremmo invece attuare quello che abbiamo proposto in più sedi a partire dalla legge rifiuti 2.0 a livello nazionale e alle proposte che abbiamo fatto in Regione Toscana per avere una maggiore possibilità di riciclare, riusare e diminuire le produzioni di rifiuti piuttosto che incenerirli. Il costo di questa operazione che sta avvenendo e che è questa replica del lato sud, naturalmente avrà un impatto ambientale, come ha detto Elisabetta, avrà un impatto sulle casse pubbliche, ma anche un impatto sui cittadini. Un esempio, Pisa è il settimo comune in Italia per aumento della tassa dei rifiuti, se, più 60% in 5 anni. Quindi quello di cui stiamo parlando adesso, che sembra molto burocratese, sembrano molte questioni politiche e molto lontane dalla vita dei cittadini, sono più vicine di quanto immaginate. Tra poco a Pisa si passerà completamente al porta a porta, uno si dovrebbe aspettare che grazie a questo ci potranno essere dei risparmi sulle bollette e sulla tassa per i rifiuti, perché il comune, o meglio, le società dovrebbero essere in grado di trarre dei profitti da questo riciclo di cui Elisabetta stava parlando. Ebbene niente, ci sarà un aumento anche quest'anno, come è stato detto non più tardi 2 mesi fa. Quindi denunciamo due cose: il pesante clima istituzionale, le pesanti pressioni ricevute dal Collegio dei Revisori dei Conti, che sono state oggetto anche della nostra interrogazione parlamentare, ma soprattutto la testardaggine, ottusaggine del Partito Democratico che continua in questa scelta fallimentare della gestione dei rifiuti. Perché dico ottusaggine e testardaggine? Perché è dimostrato che non funziona, non funzionano i costi, aumentano per i cittadini. Guardiamo cosa è successo in Lato Sud. Cos'è Lato Sud? È il territorio che comprende la provincia di Siena, Grosseto e Arezzo. Hanno già fatto quello che oggi ci apprestiamo a fare con Lato Nord e con questi passaggi che Pisa ha fatto riguardo alla sua partecipata Geofor. Sono andati verso la gestione con un soggetto unico, nato unico, ambito territoriale ottimale, e hanno affidato la gestione dei rifiuti ad una gara individuando il socio privato. Ricordo che in Lato Sud i documenti della gara sono tutt'oggi sequestrati dalla Guardia di Finanza, i costi sono aumentati e per l'ennesima volta oggi denunciamo il grande conflitto di interessi ad origine. Prima ancora di criticare Liato, cioè il fatto che non possiamo più tollerare che chi raccoglie i rifiuti sia il solito soggetto che li gestisce, perché altrimenti creiamo e alimentiamo il conflitto di interessi, perché se io sono il soggetto che gestisce i rifiuti e ho un inceneritore, ho tutto l'interesse di portare i rifiuti a incenerimento, li devo bruciare per alimentare il mio impianto di incenerimento. Se il soggetto che raccoglie, il solito soggetto che gestisce i rifiuti, c'è un cortocircuito. Noi denunciamo questa cosa, vogliamo come un Movimento 5 Stelle dividere le due funzioni, dividere i due soggetti. Chi raccoglie i rifiuti non può anche smaltirli e soprattutto critichiamo il modello degli ambiti territoriali ottimali, che sono anche oggetto di un ricorso al TAR fatto dal Comune di Livorno, sono illegittimi secondo anche diverse sentenze della Corte Costituzionale e oggi vogliamo fare anche un appello al mondo della scienza. Così come le banche, a fronte di questa grande crisi, stanno cercando di come dire, spogliarsi dei gravi errori del loro passato, stanno piano piano liberandosi dell'influenza dei partiti. Così noi facciamo un appello al mondo della scienza e della ricerca perché si liberi dell'influenza dei partiti e del conflitto di interessi. In particolare ci appelliamo a Marco Frei, che è l'amministratore di Reti Ambiente, ma anche direttore scientifico del Master Sant'Anna in Waste Management. Questo master è sulla gestione dei rifiuti e noi rileviamo che ci sia un leggero conflitto di interessi perché lo stesso master è finanziato dalla Geofor, che è la società pubblico-privata che è proprietaria e gestisce l'impianto di incenerimento di Pisa. E ci chiediamo come mai questo master mai si accenna alla strategia rifiuti zero, questo modello alternativo che scientificamente è dimostrato crea più posti di lavoro, l'ambiente rimane più pulito ed è la soluzione anche più vantaggiosa per i cittadini.